abbonati sul canale YouTube di CiovareMagazine.it. Sono Luca Figini, sono da Londra e abbiamo appena finito la conferenza internazionale di presentazione dell'HTC One M8 e ci troviamo in questo momento allo stand, posti dietro al proprio palco dove è stata la conferenza, dove sono messi in mostra i primi M8 e lo prendiamo per la prima volta in mano ed è il primo impatto fisico, è veramente un telefono fatto alla perfezione, ancora migliore rispetto al modello precedente, come la conferenza, la parte anteriore con vetro con Gorilla Glass 3.0 sulla parte posteriore e intorno alla cornice che racchiude poi lo schermo. Il 99% del materiale utilizzato è alluminio, quindi è ancora migliorato. Poi sono state migliorate una serie di altre cose, sempre queste sono sensazioni che proviamo tenendolo in mano, ovvero la parte posteriore è ancora sagomata ma meno bombata rispetto al modello precedente, come potete notare. Ci sono queste bordature arrotondate che conferiscono maggiore ergonomia quando si impugna il prodotto e poi c'è questo spessore ridotto al minimo che unisce la parte anteriore con quella posteriore, che è veramente un pregio poterla toccare e su un modello di questa fascia. Ricordiamo che è un nuovo modello di fascia alta di HTC e va a sostituire l'edizione 2013, va a affiancare quantomeno nella fase iniziale l'edizione 2013 e poi ripresenterà la fascia alta di HTC in questo momento e, come la conferenza, rimane il modello di punta per tutto l'anno, come è stato d'altra parte il modello One della versione dell'anno scorso, 2013. Vediamo un po' dal vivo, avete già scoperto una piccola funzione innovativa, ovvero spegnendolo, il tasto si trova nella parte superiore, lo si può riattivare facendo doppio tap sul display, una funzione che abbiamo già visto su altri telefoni. Notate ancora l'interfaccia, ma intanto rimaniamo sulla parte fisica. Rimangono invariate le due griglie anteriori, superiore e inferiore, per la scapsula auricolare, per il microfono e per gli speaker, che ancora in questa versione hanno l'ottimizzazione per la parte audio, per amplificare i suoni e soprattutto per dare maggiore spessore ai toni bassi e maggiore incisività sui toni più alti. Sempre rimanendo sulla parte fisica, sulla parte destra si trova il bilanciere per il volume e lo slot per la nano SIM, scusate. Sulla parte destra c'è lo slot per la memory card, nella parte inferiore il jack da 3,5 mm e la porta USB per ricaricare il telefono. In questo momento è collegato al sistema di allarme, perché se lo stacchiamo si mette a suonare tutto. Nella parte posteriore ci sono i due sensori fotografici, quello classico ultra pixel e un ulteriore che è detto sensore di profondità. Diciamo subito che il secondo sensore, cioè quello superiore, notate, scusate i riflessi, ci sono anche doppio LED flash. Il sensore posteriore, dicevamo, serve sia per dare una maggiore densità di pixel, quindi una maggiore precisione nella produzione degli elementi fotografati, sia serve per giocare con la creatività, perché utilizzando il software di gestione fotografica, che ora facciamo vedere, e facendo una foto, sarà possibile in un secondo momento fare funzioni di editing particolarmente sofisticate di variazione del focus della foto, ovvero se voi avete fatto una foto mettendo a fuoco per esempio un soggetto in primo piano, potete in qualunque momento, utilizzando proprio questa funzione di dual sensore dual, di modificare la messa a fuoco, quindi mettendo questa volta a fuoco un soggetto nella parte posteriore, non il primo piano della foto, e quindi di fatto variando la foto che avete scattato. Le funzioni fotografiche sono state migliorate, vedete il nuovo pannello di gestione delle funzioni, c'è la funzione selfie, che è quella che vi permette di attivare, come notate, il sensore anteriore da 5 megapixel, perché il selfie è la moda nel momento, ma ci sono tantissime altre funzioni che permettono di configurare in maniera granulare la ripresa fotografica per adattarvi alle varie condizioni di utilizzo. Questa è quello che dicevo, la dual capture, quindi facendo una foto, magari in modalità selfie, facendo una foto potete in un secondo momento variare il focus e quindi la messa a fuoco dell'immagine. Si è spento, lo accendiamo col doppio tap. Scusate, si spegne, ma perché siamo collegati in una posizione un po' particolare dove ci spintonano. Vediamo l'interfaccia
è la nuova Sense UI 6 e come hanno detto in conferenza HTC ha ora il sesto senso, giocando un po' sul concetto di Sense 6. La Sense UI ha ancora il Blinkfeed, che è questa app social che vi permette di ricevere in diretta le news da varie fonti, quindi un po' di fonti come potete decidere, l'HTC blog, ma anche varie testate giornalistiche, blog e soprattutto social network come Facebook, Twitter e ora anche Foursquare, quindi potete vedere in qualunque momento dove vi trovate, fare check-in ma anche verificare la vostra attività, dove siete spostati durante la giornata e quindi registrare i vostri spostamenti quotidiani. La Sense UI 6 è stata ulteriormente migliorata perché ha questo approccio flat nel design, quindi le icone sono piatte, come si usa dire, come va di moda adesso, rimane invariata la disposizione a doppio menu con le icone messe sotto forma di griglia e la griglia può essere modificata in maniera personalizzata oppure in maniera alfabetica. E poi c'è Zoe, la nuova versione di Zoe che non è ancora purtroppo installata perché arriverà solo più avanti nel corso dell'anno, e Zoe diventa cloud, quindi cosa vuol dire? Che le foto e i video che voi scattate in questa modalità, che vi permette di creare delle storie interattive con le foto e con le immagini che voi, e con i video che voi scattate, potrà essere caricata per semplificare la condivisione. Quindi direi che per il momento è tutto, vi lascio elenco in maniera veloce le caratteristiche nuove HTC One M8, che ha display di 5 pollici Full HD, quindi 1920x1080 pixel di risoluzione, è animato da un processore Snapdragon 801 a 2,3 GHz quad core, è assistito da 2 GB di memoria e ha una configurazione che arriva fino a 32 GB di storage. Il tutto è affidato ad Android 4.4 KitKat, chiaramente personalizzato con l'interfaccia Sense UI 6.0. Su fonte connettività vanta Wi-Fi, ovviamente Bluetooth e 4G, quindi l'LTE per navigare a banda super larga anche in Italia. Questo è il video di anteprima del nuovo HTC One, giusto per anticiparvi quali saranno poi i temi che affronteremo non appena recupereremo, come ci è stato promesso, un HTC One in test, e quindi non appena arriverò in albergo farò una decisione approfondita anche mettendolo a paragone con altri telefoni top del momento. Direi che per il momento dalla sede della conferenza di Londra di HTC per ripresentazione del nuovo One M8 è tutto. Scusate il tono, ma siamo veramente in mezzo agli spintoni dei giornalisti, dei colleghi che vogliono vederlo, e ci rivediamo con molta più calma per la recensione approfondita del nuovo smartphone di HTC. A presto sul canale YouTube di cellularemagazine.it, da Luca Figini.